Leo, che devi fare oggi a scuola? Ok, Geografia. vabbè, ci prepariamo i libri allora. Beh, buon appetito. La scuola di mio figlio è una scuola con degli ottimi insegnanti, non la cambierei per niente al mondo, ma ahimè la struttura lascia molto a desiderare. Stiamo parlando di fatto di struttura di lamiera, un grosso E container. tuo figlio fa lezione lì. Sì, esatto. Matteo mi racconta: mamma, oggi entrava l'acqua, oggi entrava l'acqua al soffitto. E beh, Matteo, purtroppo capita. Un amichetto di Matteo si è trasferito lì a Milano, ha mandato le foto. Per noi è quasi un sogno. Cioè, è di un altro livello, è vero che è di un altro livello. Una scuola normale. Una scuola normale, sì, esatto, una scuola normale. Una scuola normale, come la chiama questa mamma, è stata finanziata e costruita nel quartiere. È questa, si chiama la Rotondella, ma non è mai entrata in funzione per una vicenda che ha dell'incredibile. E capisci com'è bella la città sulla Gianella. Nel 2002 abbiamo chiesto la costruzione di un nuovo edificio scolastico sul territorio dei Camaldoli. Il Ministero dell'Istruzione, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno messo a disposizione un finanziamento di 1.650.000 euro provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti. La scuola è andata in costruzione e nel 2015 si è appreso che manca l'autorizzazione della sovrintendenza ai beni ambientali. Da 10 anni l'edificio è bloccato. Il Comune di Napoli di fatto oggi risulta che ha costruito una scuola senza autorizzazione in un territorio sottoposto a vincolo ambientale. L'edificio scolastico è sprovvisto di autorizzazioni, quindi non ci sono le condizioni che potrà essere sanato. E quindi va battuto. Va abbattuto, sì. Da La scuola ancora da inaugurare. inaugurare. Esiste una soluzione? La risposta può darla solo chi ha ordinato l'abbattimento, cioè la soprintendenza di Napoli. Noi come sovrintendenza non possiamo andare contro la legge e quindi non è sanabile questa, perché loro hanno fatto una cosa fuori legge. Loro sono il comune di Napoli. Proviamo a parlare con l'attuale vice sindaco e assessore all'istruzione, che ha ereditato il problema. Nel 2010 si ferma il cantiere e si scopre che i lavori erano stati affidati dal Comune di Napoli, però era manchevole la procedura di alcuni vincoli obbligatori, in primis il vincolo paesaggistico. E quindi la scuola è abusiva. E quindi la scuola è abusiva. Esiste una soluzione? Io non sono in grado adesso di dirle se si può risolvere, le posso dire che cosa noi intendiamo fare. Noi non siamo una repubblica autonoma, noi apparteniamo alla Repubblica Italiana, quindi le leggi le rispettiamo pure a Napoli.